calcio, un vecchio amore. È bello che si giochi fra circoli, perché poi i ragazzi si conoscono tutti, quindi viene fuori sempre una partita, perlomeno dal punto di vista, è molto amichevole, nel senso sono tutti amici fra di loro. Sento tutti che sono contenti, la manifestazione cresce, è un modo di stare insieme rispettivamente con gli altri amici dei circoli, e questo è importante perché dobbiamo incontrarci, non rimanere ognuno isolato nelle proprie mura di casa. Grande idea, che non a sostituire secondo me la vecchia caravella che non esiste più, dandogli anzi una dimensione a noi molto vicina come abitante di circoli da tanti anni. Rispetto per tutte le squadre, ma con la mia non c'è niente. Voi, a me il calcio 11 mi piace molto. Dopo l'altro anno che era stato così di assaggio, quest'anno è migliorato molto, mi piace, è divertente, poi al di là delle sfide poi si incontrano sempre amici, è bellissimo, speriamo che migliori sempre di più. Mi sembra che la formula sia riuscita e le squadre siano tutte quante accreditate con una possibilità di vittoria finale. Che sei uscito? Sono stanco, Marco Mezzaroma mi impegna molto su questa fascia. È una faticaccia. Portate a segnare? Scusa, tu la maglia con la Roma, la maglia della Roma? No. Niente? Strumento di lavoro. Senti, ma questo derby? No. Il derby va di moda alla Lazio. A me fa male perdere perché ho giocato, ma se devo leggere Lazio 1 Roma 0 non mi fa male per niente. Essendo della Juve. È suo quest'anno il cosiddetto progetto Maspes. Progetto chiamato di Roma, nel senso che io non sto facendo nient'altro se non quello di aiutare il circolo attraverso un paio di sponsorizzazioni che sono state quelle dell'Aqualete e della Puma, di riniziare un ciclo che era diventato un po' agonizzante, quindi di prendere delle persone giovani, di integrarle comunque nel tessuto del circolo. Sì, non ce la faccio, per me sono vecchio pure io. Vai! Grande! È stato molto agonismo, insomma, proprio quello che ci aspettiamo da questo torneo. Poi più avanti le squadre si rinforzeranno come sempre fanno, le partite più importanti, vedremo anche un calcio migliore, qui c'è da sperare tante cose belle. Se segno devo baciare in bocca al mio mister. Speriamo questa volta di ribaltare un pronostico che ci vede un po' perdenti con le canottiere aniene. Ora tocca al premio ospitalità, con dei particolari ringraziamenti da parte dell'organizzazione per
la cortesia di mostrare durante tutto il torneo al circolo Marina Militare, in tira il premio Paolo Cavoli. Speriamo di rivincere anche quest'anno, sarà molto più dura, siamo tutti un po' più vecchi e faremo fatica, però ci proviamo. Il miglior difensore del torneo è stato Francesco Ferraro, del Circolo Gandottieri Roma. Cannoniere del torneo, che quest'anno è stato vinto dal giocatore Jacopo Vivaldi della Tevere Remo. Per doti che mi hanno dato mamma e papà. Il circolo che ha conquistato il premio Correttezza, circolo della Corte dei Conti, il quale ha avuto meno ammonizioni in assoluto. Ritira il premio Luca Berrettini. Il miglior giocatore in assoluto è stato votato per il secondo anno consecutivo Andrea De Petri del Circolo Gandottieri Tevere Remo. Lorenzo. Partita sicuramente aperta. Farioli, una squadra che corre forse più di noi. Dal punto di vista tecnico credo che forse noi abbiamo qualcosina in più. Fa molto caldo, speriamo innanzitutto che sia una partita bella, probabilmente poi verrà decisa negli ultimi 20 minuti. Guarda, seconda classificata al Tennis Club Parioli. Thank you.
saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. C'è molto equilibrio e questo è positivo, la dimostrazione che non c'è una squadra che entra in campo e vince tutte le partite, dà molto interesse e credo che lo possono vincere 4-5 squadre. È una manifestazione sicuramente riuscita, credo che sia anche giusto eventualmente per migliorarla nei prossimi anni, parlo organizzativamente parlando, concordare insieme alcune modalità sull'impiego di giocatori esterni, e così come credo che si deve fare di tutto per promuovere questo torneo, perché ormai sta diventando una tradizione. Perché io credo che tutti i nostri circoli, ma proprio dico tutti, hanno bisogno di un po' di gioventù. Noi siamo noi, dico noi per Canottieri Roma, tutti i circoli hanno bisogno di incontrarsi. Adesso noi fra qualche tempo, fra un mese e mezzo, ci sarà una specie di giubileo dei sei circoli. Però tutto questo ben venga e ripeto, più ci si vede tra circoli meglio è. Siamo con Alberto Di Bagno, uno degli alfieri dell'Aniene. Alberto, un commento sulla partita che avete appena giocato. Partita come al solito molto combattuta, quando giochiamo con loro è sempre molto difficile, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista caratteriale. Non mollano mai, neanche noi, c'è una rivalità fortissima, ma abbiamo giocato abbastanza bene il primo tempo, poi abbiamo commesso due svarioni dietro e purtroppo ci hanno castigato, però insomma direi abbastanza equilibrata al di là degli episodi, ecco. Il circolo ha una pluralità di attività sportive oltre al canottaggio, che naturalmente è lo sport fondamentale, ma nel calcetto e nel calcio abbiamo una squadra fortissima fatta tutta da giovani, soci, figli di soci, e che con grande passione e con grande impegno partecipano a questi tornei, quindi sì, puntiamo a vincere, sì. Per me è fantastico, è divertente, io credo che sia stata una grande idea, perché ci affrontiamo noi che siamo praticamente tutti amici, e sembra riduttivo chiamarlo torneo dei circoli perché sembra una cosetta così, invece è veramente una gran cosa, ha giocato molto bene, organizzato molto bene, soprattutto molto divertente, che credo che sia la cosa più importante. Qualcuno nelle partite precedenti ti ha definito un Mancini, cioè un allenatore in campo che parli anche da dentro il Prato Verde, dai disposizioni ai tuoi ragazzi. Ma no, ma ci divertiamo così, perché poi logicamente come a qualsiasi livello nessuno si diverte a perdere, oppure si cerca di dare qualche consiglio, tanto per dare un po' un pizzico di esperienza e metterlo a disposizione di ragazzi che vogliono che partecipi a questa situazione, però niente di più, insomma, secondo me è solo un divertimento. Devo dire, abbiamo fatto una buonissima partita, combattutissima e correttissima, ci tengo a precisarlo,
e la Corte dei Conti secondo me è una delle squadre che può ambire la vittoria finale, visti i rinforzi di quest'anno e visto il grande Fabrizio Troviano che non smette di giocare, non si sa perché, nonostante l'età. Torneo organizzato come al solito alla grande, quest'anno lo vinco. Ce la fa. Vai Stefano e ti aspetta, in bocca al lupo, ciao. Torneo molto interessante, io il secondo anno che lo faccio e ho trovato che quest'anno sia come organizzazione come livello tecnico delle squadre è molto aumentato, ci sono veramente delle squadre messe bene in campo, specialmente questa che incontriamo oggi, si vede la mano dell'allenatore, no? Per niente c'è Mimmo Caso, questi fanno una zona totale 4-4-2, sembra di vedere una squadra proprio professionistica, si muovono benissimo in campo, sempre riferimento alla palla, ordinati, una buona impressione, come logico, come tutti gli anni, è il Circolo Aniene. Una squadra compatta, adotta un sistema 3-5-2 con tre difensori dietro eccezionali, tra cui i fratelli Fraioli. Sì, il torneo sta avendo un livello tecnico molto, molto buono, migliore degli anni passati, e poi soprattutto quando giochiamo con circoli tradizionali l'ambiente, l'atmosfera è sempre dei migliori. Oggi è una partita molto combattuta ma anche molto molto corretta, perché ci conosciamo, siamo amici e quindi è un'ottima manifestazione. Vorremmo ripetere la finale dell'anno scorso, naturalmente con il risultato invertito, visto che abbiamo perso a 2 minuti dalla fine per un infortunio. Federico, come ti trovi con lo scarpino nuovo? Ma alla grande, devo dire, lo scarpino perfetto, morbidissimo, mi sono trovato bene, ho fatto pure un gol pazzesco, quindi meglio di così non poteva andare, devo dire. Diciamo, ci piacerebbe molto riuscire a ripetere la finale, comunque sia. E anche se mi rendo conto che quest'anno ho visto che il livello si è ancora ulteriormente alzato, quindi le squadre sono tutte forti, tutte equilibrate, e chi avrà una migliore condizione fisica nel periodo caldo secondo me andrà fino in fondo. Abbiamo cercato con l'esperienza degli altri 2 anni di poter fare una squadra competitiva, anche perché abbiamo notevoli difficoltà a reperire il personale in servizio, infatti quest'anno la media è notevolmente più alta rispetto agli altri 2 anni, in modo tale da poter costruire anche per il futuro una squadra che sia almeno per gli ottavi undicesimi sempre la stessa. È un campionato di ottimo livello, ci sono dei buoni giocatori anche se la forma fisica, diciamo, non eccelle, comunque ci divertiamo, c'è molto agonismo e comunque c'è molto spirito di gruppo. Abbiamo trovato Armando Mariani che si sta prestando ad arbitrare il derby fra Roma e Lazio. Proprio al volo, 2 battute Armando sulla partita che ti appresti a dirigere. Spero che sia una gara di livello buono e con correttezza in campo fra 2 circoli storici dei canottieri, come sempre nella massima lealtà, anche se a volte si sfora su un po' troppo agonismo. Thank you.
Alessandro Maspers, una vittoria nel derby molto sofferta alla fine. Beh, inizialmente no, nel senso che abbiamo giocato la prima mezz'ora con la palla a terra, in velocità, abbiamo dimostrato di essere una squadra molto forte e che può puntare comunque a dei traguardi diversi rispetto a quelli dello scorso anno. Poi c'è stata un'espulsione forse un po' troppo affrettata a metà del primo tempo e anche in questo caso abbiamo dovuto giocare tutto, gran parte del primo tempo e tutto il secondo tempo in 10 uomini contro una squadra comunque molto forte come la Lazio. Allora, Marco Siciliani, un passaggio dal Parioli al Canottieri Roma, oggi un derby vittorioso, per cui questo passaggio è stato anche buono sotto questo punto di vista. Sì, sì, la seconda partita che faccio al Canottieri Roma. E mi sono divertito molto oggi, anche se abbiamo sofferto, abbiamo giocato in 10 quasi tutta la partita, però insomma abbiamo vinto, felicissimi. Senti, oggi non avevi la tua maglietta, la numero 10. Ho fatto apposta, ho preso apposta l'8, mi sembrava troppo pesante giocare di nuovo col 10. Tra i due capitani di Roma e Lazio al termine di un derby molto acceso, cominciamo dalla Roma, il suo commento alla fine della... Un po' violento direi, no, ma è stato divertente, una bella partita, siamo stati fortunati, con 3 gol di vantaggio si gioca decisamente meglio. Poi alla fine abbiamo pagato un po', già avendo giocato tutto il secondo tempo in 10, ma insomma credo che sia andato abbastanza bene. Ecco, sul 3-2 credevate ormai nella rimonta? È arrivato un po' tardi, è arrivato proprio allo scadere, quindi c'erano solo i 3 minuti di recupero. E niente, giustamente il primo tempo abbiamo subito 3 gol molto belli, tutti in contropiede mentre noi provavamo a fare gioco e poi è stato difficile. Avessimo fatto il secondo gol un po' prima, certo, forse si poteva arrivare a pareggio. Io mi congratulo con l'organizzazione perché è molto ben organizzato, è molto interessante, anche i giocatori, questi ragazzi si danno da fare molto, si impegnano, per cui ammiro chi l'ha organizzato e anche tutti i miei ragazzi come gli altri circoli. Spero che ogni anno diventi sempre più importante. Il torneo è comunque un torneo divertente, un torneo fra circoli, direi che abbia preso un po' il posto di quello che una volta era la vecchia Caravella, dove si rincontravano anche sul campo, anche se come avversari, tanti amici dei circoli, quindi credo che sia veramente un torneo piacevole e divertente.
Siamo con Marco Pietrangeli, difensore del campionato di Roma. Adesso Marco ci dimostrerà come un laziale doc può giocare con i colori della Roma. Non si potrebbe, ma insomma io non lo dico. Questo, soprattutto a pelle sempre questo. Marco Girardi, Marco ti voglio chiedere una cosa, come fa un romanista top come te indossare la maglia della Lazio? C'è solo un sistema, bisogna poi indossare a pelle la maglia della Roma. Attenzione, a pelle la maglia della Roma. Siamo Carlo De Matteis, che l'anno scorso è stato il miglior centrocampista del torneo di calcio di Circoli, fa parte della Teveremo, ma noi visto quello che è successo quest'anno non ne siamo sicuri. Carlo, mi devi fare vedere un tesserino? Io non ho nessun tesserino, però ho qualcosa che vale di più. Qua, uno dei giocatori storici del Circolo dell'Aniene. Allora Giovanni, lo sai che è in Serie A, quanti passaporti fa, qui invece al torneo di calcio circoli abbiamo avuto la diatriba che stanno i soci atleti, i soci finti, i soci veri e di qua di là. Allora noi volevamo sapere se tu sei veramente un socio Aniene, quindi ci fai vedere un tesserino. Non c'è un tesserino. Non c'è un tesserino. Allora forse con qualche domanda riusciremo a passare l'esame. Come si chiama il numero 10? Il nome e cognome del numero 10? Pane Pinto di origini australiane. Pane Pinto di origine australiana, perfetto. Come si chiama il mister? Mister Volpi. E il vostro presidente? Kylian Panepinto, il bomber dell'Aniene, di origini irlandesi. Dopo tutto quello che è successo in Serie A e anche qui al torneo di calcio circoli, tu sei sicuro di dover giocare? C'hai il passaporto in regola? Io ho due passaporti, uno irlandese e l'altro italiano. Quali serve? Cosa preferite, i campi verdi o la terra rossa del tennis? Ma sicuramente i campi verdi, ci alleniamo sui campi verdi anche per andare a giocare a Wimbledon magari un giorno, però terra rossa è il nostro habitat naturale sicuramente. Ecco che ci fanno qua, allora solo per Wimbledon, a pallone non ci pescano niente. Come on and do it, and let the fever get you high, right?
responsabile della squadra della Marina. Adesso io voglio chiedere una cosa, speriamo che sia sincero. Gigi, quante consigne dai per questo? Tante. Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like a soul. Cause seeing and doing are action for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Gli ultimi minuti di un campionato che ci ha visto i protagonisti fin dall'inizio. Oggi tocca a noi. Oggi più che mai. Mettetecela tutta. Tutto quello che avete dentro. Cuore, anima, entusiasmo, polmoni. E adesso forza, sventolate le bandiere con tutto il vostro entusiasmo. Get knocked down. Mais que nada, um samba como esse tão legal.
ed è finita il successo al circolo Canottieri Aniene. L'applauso sportivo di tutto il pubblico. Una grande finale, grande equilibrio. Un applauso anche per il circolo della Marina Militare. Restate con noi, gentilmente, tra pochissime organizzazioni, solo lì si continua questa quarta edizione del torneo dei circoli. Supposed to be more than this. In this kiss, I'll change your ball for my bliss. Let go my hand and it will slip on the sand. If you don't give me the chance to break down the walls of attitude, I ask nothing of you. Thank you.
Massimo De Caria, arbitro rinomato nel mondo calcistico dei tornei romani. Vediamo se chiede i documenti a tutti, perché è il classico problema dei tornei romani, che a volte i documenti, lo conosco, non controllo, non ha neanche guardato la foto. Ferraro, detto il Conte, non solo sei in campo, neanche in tribuna, in macchina. Non posso rilasciare interviste, sono squalificato, non posso rilasciare interviste, mi dispiace. Simone De Petris, giocatore storico del torneo di calcio dei Circhi. Anziano anche abbastanza. Grazie.
I didn't know. I guess I didn't know. Dobbiamo decidere chi calcia i rigori, decidiamo e poi vediamo.
anche De Petris. Col brivido ma a segno Montagnani. Thank you.
buon divertimento a tutti, perché mi sembra una partita molto sentita. I'm gonna see.
Thank you.
Old fashioned, old fashioned, old fashioned, old fashioned.
Gonna run to, I said rock.
Circolo Canottieri Lazio si conferma campione.
sai che non sarà facile arrivare questa partita. Dicevamo prima, forse è più difficile di una gara di Serie A. Probabilmente sarà più difficile di una gara di Serie A, ma è giusto che ci sia competizione, sana competizione. Poi ci penso io.